so fare. Rendere felici gli uomini. Qua ho fatto questo piccolo incipit. Adesso voglio leggervi un altro pezzettino sulla Brenta. Abbiamo finito uno dei pezzi, adesso abbiamo l'ultimo pezzettino e abbiamo degli altri poeti da ascoltare e da vedere. Ragazzi, per me è come andare al cinema ormai. In certi momenti io mi siedo a casa e mi riguardo questi video, una specialmente gli ultimi che ho fatto, che poi vedrete, perché ci ho preso soddisfazione, cioè mi piace raccontare due storie, una con la parola e l'altra con le immagini, e non sempre sono conseguenti, non sempre, a volte sono, si differenziano, divergono, però sento il bisogno di far così ed è una cosa che mi piace tantissimo. Allora, adesso che abbiamo sentito com'è la Brenta, leggiamo proprio Goldoni. Ed ecco infine, qua avevo scritto il pezzettino di cappello, ed ecco infine il grande Carlo Goldoni che al Burchiello ha dedicato addirittura un poemetto intitolato appunto Il Burchiello. Musa, cantiam del Padovan Burchiello, la deliziosa comoda vettura in cui per Brenta viaggiasi bel bello. Dal gel difesi e dall'estiva arsura, amistà, amicizia serve, amistà si contrae con questo e quello, e alla curiosità si dà pastura. Passasi con placer di loco in loco, e per lungo cammin si spende poco. Parlo di quel che a noleggiar si affaccia per tragitto da Padua ogni mattina, non della notturna ampia barcaccia di storpi e ciechi e barattier sentina, su cui stridente e orribile vociaccia suol dal ponte gridar sino a Fusina: lava via! Lava via! Finché ch'ella è carca d'animal che non fur chiusi nell'arca. Parlo di quel vastissimo naviglio di specchi e intagli di pitture ornato che ogni 20 minuti avanza un miglio. Da buon rimorchio e da cavai tirato, in cui senza timore, senza periglio, a sedere o a dormir puoi star agiato, e avvi uno stanzin per ordinario con quel che alla bisogna è necessario. In sì gentil galleria ambulante con piacer mi trovai più di una volta, e vidi e intesi cose varie e tante, che ne ho fatto e ne servo una ricolta. Ma grazie. Signori, vi invito a leggere. Ho piacere di vederti, caspita, è una vita che non ci vediamo. Vi invito a leggerla perché è una cosa meravigliosa. Cioè, ci sono dei profili di persone, c'è i frequentatori, il baro, c'è il padre che a un certo punto dà una sberla al figlio e poi picchia pure la moglie. Cioè, tutta una serie di bozzetti che sembrano proprio pitturati sul momento. Vi invito ad andarlo a leggere, è un capolavoro. Difatti io, sai Alessandra, ho in mente prima o dopo di farne una riduzione teatrale, perché, cioè, creare questi sketch proprio che Goldoni ha. Cioè, Goldoni era questa macchina fotografica, o meglio, questa cinepresa che ci narra tutto quello che gli stava davanti. Raccontano che avesse una specie di notes, lui, e quindi quando se ne andava giù alle 10:30, come succede adesso, perché lui era dallo zio che era avvocato e aveva lo studio sulle procuratie, sopra le procuratie. E Goldoni, sapete che era avvocato anche lui, aveva preso la laurea a Padova, e alle 10:30 andava giù a pigliare il caffè,
è nata a Venezia questa consuetudine, proprio di andare a pigliare, probabilmente Venezia e Napoli. Comunque è nata qua, c'è sempre stata questa consuetudine, quindi se ne andava giù e faceva il giro dei bar che ci sono giù in piazza, e sembra avesse una specie di notes dove lui si annotava le scenette, i tratti delle scenette che vedeva, cioè lui riusciva a vedere quello che noi non vediamo nella sostanza, e dopo da queste scenette, da queste parole che lui si era annotata, nascevano delle scene vere e proprie che metteva nelle sue commedie. La bottega del caffè, quando uno la vede, che è talmente vera la bottega del caffè, che veramente uno piglierebbe una sedia e si siederebbe là assieme a sta gente. E quindi vuol dire che lavorava veramente in maniera incredibile. È quello che fa la Lecture Studio in America, insomma, cioè, voglio dire, niente.